È stata richiesta dall'ANMI, l'Associazione Nazionale Invalidi e Mutilati sul Lavoro, con la presenza del vicepresidente Concetta Colombo, ovviamente anche della consulta comunale per la disabilità e del direttore e vice direttore dell'INE, il dottor Aldo Pensa e il vice direttore Giovanni Serra. E era particolarmente gradita per la sua testimonianza e il coraggio di essere con noi a Roberta Carlucci Pinati, che oltre ad essere una socia dell'ANMI è una giovanissima signora vedova, in quanto ha perso il marito proprio in un incidente sul lavoro. Questa conferenza stampa è inserita nella rassegna della settimana delle donne, come ha già detto il sindaco, una settimana in cui ci sono a livello internazionale, per comunicarci sulla condizione della donna, ma per trattare degli argomenti che vengono sviluppati da questa amministrazione tutto l'anno. Soprattutto argomenti importanti e seri come l'incidente sul lavoro, soprattutto se è una situazione ancora più debole che quella delle donne. Oggi parleremo di imprenditoria, l'assessore al bilancio, quindi ci riferiamo all'impresa e dall'altro però dobbiamo pensare che il lavoro deve essere un luogo in cui lo svolgiamo in sicurezza, uomini e donne. Oggi si presenta un concorso.